noi abbiamo in linea adesso Federico Fadda dell'Istituto Omnicomprensivo Ipsia Sandro Pertini di Terni. Buongiorno Federico. Buongiorno a lei, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Allora noi abbiamo... Buongiorno a tutti i radioascoltatori, chiaro. Radioascoltatori, certo. Allora, noi siamo in diretta per parlare di un'iniziativa che voi come istituto avete, diciamo, di un accordo che c'è con l'ARPA Umbria, giusto? Sì, proprio stamattina sulla scia anche dell'accordo che è stato fatto la settimana scorsa con l'Accademia delle Belle Arti per il comparto moda, andiamo ecco verso questa direzione di potenziamento dei nostri indirizzi attraverso questo accordo che faremo questa mattina alle ore 12 con l'ARPA regionale, quindi l'Agenzia regionale di protezione ambientale, che come istituzione ha deciso di collaborare e quindi stringere i rapporti con il nostro istituto Ipsia Terni, quindi l'istituto professionale. Questo perché? Perché abbiamo questa importante novità di un indirizzo nuovo. L'indirizzo si chiama tecnico per la gestione delle acque e risanamento ambientale, quindi è una estrema novità nel panorama dell'offerta formativa, diciamo, degli istituti superiori, perché va proprio nella direzione di formare delle figure professionali che si occuperanno di ambiente, e purtroppo, dico io, sappiamo quanto è necessario avere delle persone preparate in modo adeguato per far fronte a tutte le problematiche che ci circondano, primo fra tutti il dissesto idrogeologico, no? Purtroppo sappiamo di tutti i danni enormi che procura o meno. Quindi oltre a questo l'aspetto dell'inquinamento. Quindi è una figura professionale che andrà a collaborare oltretutto come studente con l'ARPA regionale, quindi l'ingegner Proietti ha dato questa sua importante disponibilità, ha capito veramente dove bisogna incidere per il discorso ambiente, perché purtroppo si vedono tanti slogan, no? Tante frasi facili, ma è importante mettere mano in modo pratico al problema ambientale. E questo come si può fare? Attraverso la formazione dei nostri giovani in primis, e da un punto di vista professionale, cioè dotarli di quelle competenze che poi gli permetteranno di poter lavorare in modo adeguato e produttivo rispetto alle problematiche ambientali, quindi come gestire le acque, come sistemare un alveo di un fiume, le sponde di un fiume, quindi intervenire tecnicamente anche da quel punto di vista, oppure analizzare le acque appunto delle vari fiumi, delle vari bacini che abbiamo anche qui nel nostro territorio, per monitorare il discorso appunto dell'inquinamento. Quindi formarli sia da un punto di vista professionale, che abbiano le competenze giuste, ma anche e soprattutto da un punto di vista della forma mentis, cioè noi dobbiamo lavorare su quello, sul far entrare la sensibilità verso l'ambiente fin dalle scuole. E quindi noi cerchiamo di operare in queste due direzioni: da un lato formare i giovani fin dal primo anno di questo nuovo corso, appunto, che dicevo, tecnico per la gestione delle acque e risanamento ambientale, fino al quinto anno in un percorso che li farà proprio avvicinare completamente ed entrare in questo mondo dell'ambiente e dell'ecologia, preparandoli come tecnici specializzati. Bene, allora abbiamo spiegato tutto, quindi noi ti lasciamo al tuo lavoro, Federico, perché poi alle 12 c'è l'appuntamento con in videoconferenza, no? Per spiegare sì, nei dettagli. Sì, c'è la videoconferenza per spiegare bene tutti gli aspetti, appunto, con l'ingegner Proietti e il nostro preside, professor Canolla, che sottoscriverà insieme ad ARPA appunto questo importante accordo. Quindi ecco, è importante dare questa nuova opportunità
anche ai nuovi studenti che dovranno scegliere per le scuole medie quale percorso intraprendere. Ci sono anche molte possibilità, ecco, di occupazione, perché voi capite che l'ambiente è un comparto che lo Stato non può più non prendere in considerazione, quindi ci saranno molti investimenti che vanno in quella direzione, e questi investimenti e queste attenzioni anche da parte della Comunità Europea che andranno verso il settore ambientale creeranno tantissime opportunità di lavoro. Quindi io credo che nella scelta di un ragazzo che deve iniziare un percorso alle superiori sia giusto anche che prenda in considerazione questa opportunità di questo nuovo corso per il settore ambientale. E concludo dicendo: vi aspettiamo domani dalle 15 alle 18, perché abbiamo il nostro Open Day, quindi è in presenza, senza alcuna prenotazione, abbiamo tutte le precauzioni del caso, perché abbiamo un termoscanner all'ingresso per la temperatura, abbiamo delle apparecchiature interne che abbattono completamente la presenza di virus grazie a una tecnologia nuova della NASA, per cui abbiamo questi sanificatori. Potete venire tranquillamente con le vostre famiglie dalle 15 alle 18 all'Ipsia in Viale Brin numero 32 per vedere i nostri laboratori di chimica, fisica, tecnico ambientale, motori Toyota, elettrico, elettrotecnico e moda Made in Italy. La ringrazio molto per questa opportunità. Grazie, grazie a voi, grazie per quello che state facendo. I ragazzi hanno bisogno di persone come voi, di queste belle iniziative, di essere stimolati, perché in questo periodo, insomma, via, lasciamo perdere. Ok. Infatti, grazie ancora. Grazie, ci sentiamo e buon lavoro, buona giornata, grazie, buongiorno. Altrettanto. Salutiamo Federico Fadda dell'Istituto Omnicomprensivo Ipsia Sandro Pertini di Terni.